Oggi avevo voglia di pagare 100 dollari per addormentarmi, quindi sono andato al cinema Times Square a vedere un film in inglese. Abbiamo fatto mezz'ora di coda per prendere l'ascensore perché le scale mobili non funzionavano. Quando vi sentite fortunati nella vita, pensate che esiste gente pagata per accompagnare le persone in ascensore e schiacciare i tasti al posto loro. Dopo essere arrivati al nostro piano, abbiamo aspettato un'altra mezz'ora per poter spendere i nostri umilissimi 60 dollari in popcorn e bibite. Riforniti di schifezze, ci siamo accorti che eravamo al piano sbagliato, quindi abbiamo perso altri 20 minuti sulle scale mobili che invece funzionavano. Stavo anche per cadere, per un attimo mi è passata tutta la vita davanti. E niente, forse era meglio se cadevo. Siamo ovviamente arrivati al film iniziato. Dopo aver ingerito 7000 calorie, ho finto il più possibile di comprendere qualcosa del film, che però si è rivelato prevedibilmente soporifero. Uscito dal cinema ho provato a toccare un monitor, ma una ringhiera anti-touch me lo ha impedito. Non posso toccarla. Alla fine è stata una bella esperienza, ma ancora più bello è stato uscire dal cinema e trovarsi in una scena del crimine. Raga, un omicidio. Con la squadra omicidi e i nastri che si vedono nei film. Il tutto condito da gente strana. Seguitemi se volete vedere il negozio di Amazon.